costretti ad occupare miniere e ciminiere di tute blu che sembrano in galera con tante cineprese sulla torre aragonese, un simbolo di lotta e di speranza. All'orizzonte adesso la cassa integrazione, l'anticamera della sconfitta di un popolo che ha sempre lavorato guadagnandosi e come il pane che ha sudato. Costretti ad occupare miniere e ciminiere di tute blu che sembrano in galera, le tante cineprese sulla torre aragonese, un simbolo di lotta e di speranza. All'orizzonte adesso la cassa integrazione, l'anticamera della sconfitta di un popolo che ha sempre lavorato guadagnandosi il pane che ha sudato. Buongiorno a tutti i telespettatori dell'Irriverente. Oggi siamo a Carbonia a fare delle interviste sulle intenzioni di voto, a chiedere chi i cittadini voteranno alle prossime elezioni regionali e soprattutto se voteranno. Chiederemo inoltre se le proposte che sono state avanzate, quali alternative a questo modello di sviluppo, convincono i cittadini di Carbonia. Sappiamo benissimo che il Sulcis Iglesiente per decenni si è retto grazie al polo industriale di Portovesme che garantiva il 30% dell'economia e purtroppo da quando questo polo ha iniziato a chiudere circa 170 milioni di euro di stipendi sono venuti meno nel territorio, con tutto ciò che ne consegue per le realtà economiche a esso connesse. E quindi sentiremo dalla voce dei cittadini del Sulcis se bisogna fidarsi dei nuovi che nella politica propongono le alternative o seppure bisognerà rivolgersi ai vecchi o se addirittura non bisognerà votare. Buongiorno, voterete alle prossime elezioni? Ma l'intenzione è no, l'intenzione proprio è no. Perché non voterete? Perché sono stanco di questa politica qui, non sta dando nessun risultato sino adesso. Non c'è nessuno dei candidati che la convince? Ma diciamo un po' Mauro Pili, anche per l'ultima dichiarazione che ha fatto di sottrarre ai signori onorevoli la paga se non rendono. Veramente come dovrebbero rendere. Questo mi fa piacere averlo sentito. E per quanto riguarda lo sviluppo di questo territorio, le risposte rispetto alla crisi del Sulcis? Sempre mi va la dialettica di Mauro Pili, ciò che ha promesso. Va bene, la ringrazio. Chi vota alle prossime elezioni? Guardi, io voterei tutti e nessuno, però il discorso è questo. Che qui chiunque va al governo con queste regole, ecco, non è in grado di governare, ecco, non farà mai le cose, ecco, che dovrebbe fare per il bene del popolo. Ecco. Eppure in queste elezioni ci sono anche dei candidati nuovi che si presentano per la prima volta. Sì, però il discorso è, ecco, bisognerebbe cambiare le regole del gioco. Noi siamo comandati dalle lobby, ecco. Se queste lobby, ecco, continuano ad avere, ma ci sono, ma lei lo sa che ci sono, ecco, delle lobby, adesso non voglio fare nomi, incontrollabili, che nessuno riesce a controllare? E allora, ecco, se non cambiano le regole del gioco, ecco, chiunque va al governo governerà così. Prima di tutto fanno gli interessi dei partiti. Quindi cambiare il sistema, le regole del gioco e poi cambiare i politici. E poi ecco, far scegliere al popolo, ecco, il candidato, non che uno deve ammettere, è il popolo che deve scegliere il candidato. Ma se potesse esprimere una preferenza per questi candidati, chi sceglierebbe? Guardi, Pili, ecco, parla, ecco, ha delle idee, ecco, poi gli altri, bisognerebbe conoscere, ecco, il programma dell'uno e dell'altro,
Ecco. Io non conosco i programmi, non mi posso esprimere. Come personalità, ecco, come sento, ecco, ma non sono aggiornato, ecco. E Pili, ecco. Però non è che voto Pili, ecco, ci devo pensare. Prima di tutto l'idea, come istinto, ecco, non voto, perché tutti quanti mi danno sinistra, destra, ecco, hanno illuso un pochino. La ringrazio. Vieni, vieni qua. Buongiorno signora. Chi voterà le prossime elezioni regionali del 16 febbraio? Ah, non lo so. Sa che ci sono le elezioni? Lo so. Ah, io? Che devo votare io? Sì. Ah, non lo posso dire, è un segreto. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni? Proprio così, direttamente. Proprio così? I partiti italiani di sicuro non li voto. Quindi i partiti sardi? I partiti sardi sicuramente voterò mio figlio, che è candidato. Chi è suo figlio? Mirko Brai. Ho capito. Buongiorno, buongiorno. Chi voterete le prossime elezioni regionali? Chi lo sa? E chi lo sa? Nessuno. Ci sono diversi candidati. Tutti ladroni. Tutti, non ne salva neanche uno. Neanche uno. Quando si arriva in politica pensano solo alle loro tasche. Ma qualcuno dovrà pur governare. Facciamo governare chi esce, esce. Io non voto. Lei non vota. E voi? Tutti promettono. Tutti non c'è nessuno che vi convinca? No. Nessuno? A me no. Sono tutti uguali. Quindi nel Sulcis non si vota? Anche se si vota non si dice. Ho capito, lei non lo dice e voi... Fiducia di nessuno, fiducia di nessuno, ormai. Ormai siamo scottati. Buongiorno, chi voteremo le prossime elezioni? Non lo so ancora, devo decidere e vedere. Non c'è nessuno che ti convince? Per adesso no, anche perché ho visto un po' di programmi e non sono basati sulla ripresa economica del territorio. Perché non sono basati? Perché sono basati su altre cose, soprattutto sono basati per creare la loro poltrona e la poltrona degli amici, basta. Quindi sarà una cosa molto difficile per me andare a votare. Dopo 40 anni forse è la prima volta che non vado a votare. E cosa potrebbe essere la ripresa, un elemento importante per la ripresa economica del territorio? La prima è far ripartire le industrie. Qua non c'è altra soluzione, se ripartono le industrie si riprende il territorio, se non ripartono le industrie è morte per tutti. Ma sono tutti contrari? Chi? I rappresentanti politici che si stanno candidando. Allora commettono un grosso errore, perché non c'è altra soluzione, non parliamo di turismo, cosa possiamo vivere 2 mesi all'anno? È impossibile, impossibile. Noi dobbiamo parlare seriamente di industria, far ripartire le industrie e poi attorno alle industrie possiamo vivere 2 mesi di turismo, possiamo vivere di agricoltura e possiamo vivere di tutto, perché l'industria è il volano che fa rimettere in marcia tutto. Ti ringrazio. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni? Io voto intanto Luca Pizzuto per il cambiamento, prima di tutto. E poi è chiaro, siamo nella coalizione di centrosinistra, voteremo per Pigliaru. Prima perché è una persona onesta, è una persona preparata, è una persona seria. Nessuno ci sono un po' preoccupati perché in questo periodo si parla di superamento di questo modello di sviluppo, il modello di sviluppo industriale che per tanti anni ha garantito comunque occupazione e benessere. Come la vede, insomma, queste posizioni, come le vede, ma soprattutto come vede questa preoccupazione di tanti cittadini e lavoratori? Ma io è chiaro che chi è senza lavoro ha la preoccupazione di lavorare comunque sia anche nelle industrie che da una vita ci hanno inquinato e ci hanno preso per il collo perché eravamo dei morti di fame. Io sono alternativa alle industrie, questo sia chiaro, prima di tutto perché si può benissimo bonificare il nostro territorio e dare da lavorare senza che i nostri amici, i nostri parenti muoiano di tumore, perché se noi facessimo, giusto che oggi è la giornata per la ricerca sul cancro, se noi dovessimo fare un monitoraggio serio da parte della ASL di Carbonia di quanta gente muore di tumore a causa delle nostre industrie, forse non avreste fatto tutte le battaglie che avreste fatto, i caschetti li avreste battuti per bonificare il nostro territorio. E in questo periodo come fanno però le famiglie da qui, insomma, a effettuare la transizione a un nuovo modello di sviluppo o comunque a delle alternative? Ammesso che poi, considerando questa classe dirigente politica, la burocrazia, tutti i vincoli che abbiamo, queste alternative poi arrivino veramente, perché insomma c'è un po' di rassegnazione, disillusione anche da parte di tutti i cittadini, i lavoratori. Cosa devono fare le famiglie in questo periodo?
No, le famiglie stiamo tutti attraversando, dai pensionati ai lavoratori in cassa integrazione, stiamo tutti attraversando un periodo difficile, ecco perché io invito tutti alla sobrietà, ma non solo oggi che siamo in crisi, sempre, perché noi siamo la generazione rotammata che però ha vissuto mangiando la domenica pasta asciutta e un uovo sodo nel sugo, e non mi vergogno di dirlo, sono cresciuta, ho studiato, ho fatto mille cose, non è quello che mi ha rovinato. Io credo che dobbiamo tornare anche a un tipo di abitudini differenti. Io non dico i cellulari, i computer, tutto quello che è innovazione ci serve, però deve essere usato con parsimonia, con sobrietà. Buongiorno. Come va? Chi voterà alle prossime elezioni? Mauro Pili sicuramente. Perché? Perché è una persona che mi ispira fiducia, voglio cambiare perché sono stanco dei vecchi politici che promettono e non mantengono. E quindi ho deciso di provare, spero che molta gente sia d'accordo con me. Però anche lui, insomma, da molti è considerato un vecchio della politica. Il fatto stesso che abbia cambiato, ha lasciato il suo vecchio partito, dimostra che tiene alla sua regione, quindi è l'unico in cui possiamo sperare, secondo me. Molti candidati parlano di superamento del modello industriale, di alternative per questo territorio, anche se la situazione comunque continua a precipitare, almeno dal punto di vista economico, dell'occupazione. Tu condividi queste idee alternative per lo sviluppo economico del Sulcis? Assolutamente no. Cioè, un cambiamento ci può essere solo quando l'alternativa è in atto, quando puoi comunque fare qualcosa esistente, cioè riesci nel frattempo ad avere le industrie e creare un'alternativa per poi cambiare il sistema economico, però a questo punto non possiamo partire da zero con un'altra cosa, assolutamente. Ti ringrazio. Buongiorno, possiamo fare una domanda? Chi voterete alle prossime elezioni regionali? Io posso dire tranquillamente, PD senz'altro. Non c'è... PD? Ma come partito, perché la convince proprio il programma presentato da Pigliaro? Sempre un vecchio PC, PD, PS, li ho passati tutti, quindi sono leale e continuo a votare PD. Ma al di là anche del programma, insomma, vota PD perché? Siamo, i programmi sono quasi tutti uguali, sono le persone. Votiamo. Eppure molti parlano di superamento di questo modello industriale, modello di sviluppo e propongono alternative, secondo lei è credibile? Oggi è tutto credibile, è tutto non credibile, tutto credibile e tutto non credibile. Visto che lei, insomma, è un affezionato, diciamo così, del PD, cosa ne pensa della questione morale e di tutti gli indagati che c'erano all'interno del PD, ma anche degli altri partiti comunque? Poche parole, vorrei che tornasse Enrichetto Berlinguer per mettere un po' d'ordine in questo casino che c'è. Troppa corruzione, troppa. Va bene. No, mi dica pure. Niente, non devo dire niente. No. Nessun altro? Lei voterà? Sì, a sinistra sicuramente. Pigliaru? Pigliaru? A sinistra, poi vediamo. A sinistra c'è Pigliaru, ma c'è anche la Murgia, che comunque si propone come alternativa, ma è sempre, credo, di sinistra. Speriamo che lo sia di sinistra. Adesso vediamo, leggeremo i programmi e poi valuteremo. Vi ringrazio. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni regionali? La destra. La destra, il centrodestra? Centrodestra. Perché? La convincono come programmi, la convincono maggiormente rispetto agli altri? No, ho degli amici a destra che preferisco più dare la mano a loro che dare ad altri. Quindi Cappellacci? Cappellacci, sì. Cosa ne pensa di tanti che si stanno proponendo e vogliono sostituire questo modello di sviluppo industriale con delle alternative? Insomma, sono credibili? C'è veramente questa possibilità storica in questo momento oppure sono le solite promesse e proclami? Guarda, sicuramente qualcuno c'è anche disposto a fare queste cose qui e sa anche farle. Bisogna vedere se poi anche gli altri mantengono gli impegni che pigliano in campagna elettorale. Molti lo fanno anche e io qualcuno lo conosco anche. Va bene, la ringrazio. Buongiorno signora, chi voterà le prossime elezioni regionali? Allora, ho sempre votato a sinistra, credo che continuerò a votare a sinistra, anche se con un atteggiamento molto critico. Per quale motivo? Beh, perché negli ultimi anni non mi sento abbastanza rappresentata.
la politica ha disatteso molti impegni, compreso il PD, e c'è malessere e malumore. Mi rendo conto che molti dei nostri governanti non si sono resi perfettamente conto, mi ripeto, del malessere che c'è in giro. Cioè c'è stato troppo distacco. Quindi comunque lei vota il partito e la rispettiva parte politica al di là dei candidati e dei programmi? No, assolutamente no. Pigliaru le piace? Penso che sia una persona seria, abbastanza qualificata e che sia una delle persone che possono fare molto per la Sardegna. E Matteo Renzi le piace? Sì, anche con dei distinguo mi piace anche Matteo Renzi. Mi piace perché comunque ha cercato di svecchiare, ha cercato di guardare avanti, cerca ancora di guardare avanti pur con delle carenze che non, nessuno è perfetto, insomma. La ringrazio. Arrivederci. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni regionali? Mauro Pilli. Come mai il candidato che più ti convince tra tutti? Perché, diciamo, ho sentito i programmi anche degli altri, mi sembra che abbia le idee più chiare rispetto ai suoi concorrenti, solo per questo. Sembra che abbia ha presentato un programma, secondo me, più vicino alle nostre esigenze. Solo per questo. Ho capito, ti ringrazio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Chi voterete alle prossime elezioni regionali? A Cicciolina. Cicciolina è candidata? Sì, ma penso di sì. Se non è la cara la candido io. E come mai c'è quella spilla sul tavolo? Me l'hanno regalata. Però non sono del PD. Non gliel'ha regalata Cicciolina? No, adesso me lascia perdere, non scrivere sta roba. A parte gli scherzi, chi voterete? Dai. Io voto a Renzi, chiuso, basta, ho finito. Ma alle prossime elezioni regionali Renzi non è candidato, i candidati sono altri. Ah, le regionali? No, non lo so. Non mi sono interessato, non lo so. E lei? Il voto è segreto. Vabbè, il voto è segreto. Tutti ci lamentiamo, però nessuno, insomma, si vuole esprimere. Mi dica, dica. Non siamo disposti a votare nessuno, quindi aspettiamo. Buongiorno signora, posso fare una domanda? Una domanda veloce. Chi voterà le prossime elezioni regionali? Il PD. È convinta del PD e del candidato Pigliaru? Sì. Va bene. E come consigliere? È una mia amica. Ho capito, non lo può dire? È una mia amica. Va bene, arrivederci. Chi voterà le prossime elezioni regionali? Pili. Perché Pili è quello che ti convince di più rispetto agli altri candidati? Sì, perché intanto perché è uno di questa zona qua, che sta i problemi che abbiamo questa zona qua, cioè la povertà che c'è nel Sulcis. E poi tanto DC, PD, tutti questi partiti che di noi non gliene è fregato niente fino ad oggi. Quindi non penso che... Quindi, cioè, voglio dire che... Molti candidati parlano di superamento del modello industriale, di alternative, ma sono possibili queste alternative nel Sud? Sono chiacchiere, come sempre. Sempre chiacchiere. Non faranno mai niente. Faranno queste cose qua, bla 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 bla, noi resteremo come siamo oggi. Speriamo in Pili che porti qualcosa, qualche novità. È nuovo, quindi nuovo nel senso della Sardegna, naturalmente. Quindi, lui è conoscenza di tutto quanto. È stato su a Roma, quindi sa muoversi. Vediamo, dai. Ti ringrazio. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni? E ancora sto pensando, siccome facevo parte di un partito, perciò adesso mi voglio liberare un pochettino. Però l'indicazione, se tutto dovrebbe andare bene, andrò a dare una mano a un amico di famiglia.
Un amico di famiglia, si può dire lo schieramento, non il candidato? Non so ancora che schieramento ha. Adesso come adesso non so che schieramento ha. Penso che sia di Riformatori Sardi, penso. Tu sei stato sempre impegnato in politica, hai avuto anche ruoli di una certa importanza. Ultimamente abbiamo letto anche che in polemica sei uscito, no, dal partito di appartenenza, però insomma la voglia di fare politica resta e continuerai nel tuo impegno. E certo, io ho sempre dedicato la mia persona per la politica, continuerò a fare politica, però in queste regionali mi limito soltanto a dare una mano a un amico, come ho detto. Ma non ti piacciono i candidati, non ti rispecchi nei loro programmi? No, non mi interessano, siccome li conosco tutti, non mi interessano. Voto a livello personale, voto la persona, voto quella persona che mi potrebbe dare fiducia, perché è una brava persona, quello che ritengo io. Poi ognuno... Una domanda dal punto di vista politico, ma anche sindacale, visto che tu sei stato anche delegato sindacale, sindacalista per parecchi anni, insomma molti dei candidati ritengono superato il modello di sviluppo dell'industria. Secondo te è credibile questo? È possibile che ci siano queste alternative di cui tanto parlano? Guarda, io ho fatto il rappresentante sindacale all'Alcoa, quando c'ero io sì, stava andando male lo stabilimento. Però in questo momento, diciamola tutta, non ci sono ancora le condizioni che questo stabilimento possa riaprire. Questo è quello che penso io, perché tutti raccontano favole, ma la realtà ancora di concreto non c'è niente. Aspettiamo questo il 29, se non sbaglio, di gennaio dovrebbe esserci un incontro. Aspettiamo quell'incontro per sciogliere questo benedetto nodo. Va bene, ti ringrazio. Grazie. Buongiorno signora, una domanda? Chi voterà le prossime elezioni? A nessuno. E tu chi voterà le prossime elezioni? Ma no, veramente, me lo state dicendo. Dopo che ci hanno rubato il futuro mi chiedete questa cosa. Ma dai, è ridicolo. Non voterai? No, faccio vedere il voto come ho fatto altre volte. Non mi sento. Non ti rispecchi in nessun candidato, nessun programma? Assolutamente. I miei ideali me li tengo per me. E basta. Grazie. Buongiorno, chi voterà le prossime elezioni regionali? Chi voterò come candidato non l'ho ancora deciso, sicuramente voterò al centrodestra. Come mai il centrodestra? Appartengo a quella famiglia già da molto tempo e le mie idee coincidono molto con i programmi di centrodestra e quindi sono convinto... È soddisfatto dell'operato di Cappellacci negli ultimi anni? Se facciamo una percentuale diciamo all'80% sì. Quindi insomma, soddisfatto e rimborsato? Sì, diciamo che rimborsato no, però penso che sarebbe stato peggio dall'altra parte, visti i risultati di chi ha preceduto Cappellacci. Cosa ne pensa dei nuovi che si presentano e propongono tra l'altro anche alternative di lavoro, di sviluppo rispetto al modello attuale che nel Sulcis purtroppo è in crisi? Ma dunque, di nuovo c'è forse il singolo personaggio che si presenta. La politica non è mai nuova, la politica è ripetitiva. Basterebbe guardare alcuni esempi del passato per migliorare le condizioni. Questo purtroppo anche i nuovi non lo fanno. Siamo ripetitivi. Una formula magica della politica o dei politici è: abbiamo fatto, stiamo facendo, faremo. Io personalmente guardo: abbiamo fatto. Grazie. Buongiorno signore, possiamo farvi una domanda? Va bene, dai, iniziamo da lei. Chi voterà le prossime elezioni regionali? No, non voto nessuno questa volta. Rispecchia nessun candidato? No, io di solito voto il PD. Va. E stavolta invece perché non vuole votare per il PD? È troppo lunga, ora basta. Grazie. Va bene, arrivederci. Buongiorno signora, chi voterà le prossime elezioni regionali? Non lo so, non so neanche se andare, perché non so a chi votare. Nel senso che non si rispecchia in nessuno dei programmi, dei candidati? Nessuno. Quindi non so che cosa, ma veramente guarda, non so che cosa fare quest'anno. Cioè, non la convincono dal punto di vista personale o proprio... Ma proprio professionale, come politico. Cosa hanno fatto questi politici sino adesso? Voti al PD, posso dirlo in sardo, voglio mettere errori, no. Capito? Oh. Voti Movimento 5 Stelle è peggio che mai. Voti a Berlusconi, ma ne vogliamo parlare di Berlusconi, ma per l'amor di Dio, quindi non vado. E se vado, ti giuro che farò la scheda nulla. A chi andrà quel voto? A chi vince. A chi vince, ma qualcuno dovrà pur governare alla fine. Ehi, ma chi? Me lo dici tu chi devo votare? Dimmelo tu.
al partito sardo. Io vorrei votare tanto Luciano Lamantia, guarda, per vedere che cosa arriverà a fare. Ma veramente? Forse voterò a lui. Forse voterò a qualche d'un altro. Non te lo so dire. Mi credi che non so più che cosa dire? O così. Finita l'intervista? La ringrazio, è stata chiarissima. Non so chi votare veramente. Ciao. Buongiorno, possiamo fare una domanda? Chi voterete alle prossime elezioni regionali? Ah, beh, questo non lo possiamo dire così. Voteremo, dobbiamo ancora analizzare, sentire i vari programmi, e sentire quello che ci dicono, se riescono a convincerci, perché per adesso è un po' dura. Quindi non è che ci sia molta fiducia in questi programmi o candidati? Beh, penso che la fiducia sia una cosa che è stata persa ormai, no? Però la speranza non è sempre l'ultima a morire. Vediamo un pochettino. Un indirizzo c'è chiaramente, perché insomma, quello che è stato il passato non lo possiamo, per quanto mi riguarda personalmente, non lo possiamo dimenticare. Però adesso poi vedremo, insomma, studiamo, vediamo, ascoltiamo. La ringrazio. Buongiorno, buongiorno. Chi voterete alle prossime elezioni? Non vado a votare, perché è sparito il mio partito e non vado più a votare. Qual era il suo partito? Il mio partito era il PD. Il PD è presente a queste consultazioni elettorali? Non mi piace da chi è rappresentato, basta. A livello nazionale o regionale? A livello nazionale. Ah, quindi, insomma, con l'arrivo di Renzi il PD non è più il partito in cui credeva prima? Il mio partito. Per me no. Però ci sono tanti esponenti a livello locale e regionale, autorevoli, che mantengono inalterate le loro posizioni, insomma. Sì, sì, ma non mi interessa proprio. Io, per me è finito quel partito e io finisco di andare a votare. Capito, grazie. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, chi voterai alle prossime elezioni regionali? Ma guardi, innanzitutto buongiorno, sono indeciso. Sono indeciso perché sono diverse e valide proposte, adesso valuterò con calma. Ma chi è più convincente tra i candidati? Beh, appunto, come dicevo, diversi, adesso non mi posso esporre purtroppo, mi dispiace. La ringrazio, la devo lasciare. Che sto grazie, la... Buongiorno. Una domanda, chi voterete alle prossime elezioni regionali? Non si dice. Però voterete. E voi voterete? Noi votiamo chi ci restituisce il lavoro, che ci hanno tolto. Io non ce l'ho il lavoro, non me l'hanno neanche tolto, non me l'hanno mai dato. Quindi, quindi niente. Non sai se voterai? Sì, voterò sicuramente, però... Devi ancora decidere. Devo ancora decidere, esatto. Va bene. Lei, signora? Sì, voterò, sì, sì. Sicuramente. Però ancora ha deciso, non ha deciso ancora chi votare? Dare lavoro ai giovani, soprattutto. Io ce l'ho il lavoro, però ci tengo anche io. Chi è che secondo lei, insomma, è più credibile tra i candidati e anche tra i programmi? Non ne ho la più pallida idea, non lo so. Spero. Avrei un'idea su chi votare? Ci sto pensando. Ancora non ho deciso, però spero che facciano qualcosa in più per questi giovani. Io ho un figlio fuori, anche una figlia fuori, poi è rientrata ora, grazie a Dio ha trovato un lavoro, ma il figlio lo vorrei di nuovo qua. Purtroppo in Irlanda ce l'ho, non lo so. Va bene. Sto pregando proprio perché ci sia più lavoro. Più opportunità. Certo. La ringrazio. Allora, posso fare una domanda? Chi voterà le prossime elezioni? Non ne ho idea, c'è un caos terribile, quindi ho la testa un po'... Ma è contraria a votare? Non si rispecchia nel programma, nei candidati? Sempre, per piacere, non mi riprenda. Ho sempre votato, sempre. Però questa volta sono indecisa, non lo so cosa fare, è tutto un pasticcio, tutto un caos. Ecco. Potrebbe non votare quindi? No, votare sì, vediamo. L'ultimo momento cosa mi viene in mente, tanto guarda, uno vale l'altro. La ringrazio.
Siamo arrivati alla fine della puntata, un ringraziamento a tutti i telespettatori dell'Irriverente. Vi do appuntamento per il prossimo 31 gennaio al centro intermodale di Carbonia a partire dalle ore 8 per una grande manifestazione, una manifestazione di lavoratori, di casse integrati, di disoccupati del Sulcis per rivendicare il diritto al lavoro. Il lavoro per noi è determinante, il lavoro è dignità, il lavoro è rispetto, il lavoro è libertà, autodeterminazione e indipendenza. Il lavoro per noi è l'unico modo per sostenere le nostre famiglie e per sostenere questo territorio. Faremo questa manifestazione per far capire alla classe dirigente politica regionale, a tutti i candidati, a chi in questo momento sta governando, che è ora di dare una svolta, che non possiamo più credere ai proclami, alle promesse, che l'unica strada da perseguire è appunto quella del lavoro.